Vabbè, ok, la terrò. Qui alla fiera abbiamo due bravissimi fumettisti, Federica. Matteo, che ci presentano le loro pubblicazioni. Parliamone un po', dai. Ciao a tutti ragazzi, allora questo è il fumetto di avventure del settimo mare, siamo al terzo numero adesso in produzione, qui abbiamo portato il primo numero e il secondo numero, la guerra dei gigli è un posto chiamato casa. Il terzo si trova tutto quanto su Altervista, se cercate avventure del settimo mare su Google è la prima cosa che riuscite a trovare, siamo noi, quindi è un attimo, abbiamo anche una pagina Facebook dal settimo mare. La storia è più o meno questa. Il fumetto viene preso da una giocata di un gioco di ruolo, Seven Sea, che era un vecchio modulo di gioco degli anni 80-90, molto famoso. Se l'avete già sentito nominare, grazie a Lucca Comics and Games, perché l'anno scorso hanno vinto il secondo premio dopo D&D con la nuova pubblicazione. Noi invece abbiamo fatto il fumetto basandoci esclusivamente sull'ambientazione. In primis non dire mai più a John che è vecchio, perché è il tipo di pirata che se la sente. Ma l'ha fatta lui, diffida di quelli che diventano vecchi nel nostro mestiere, sono i più pericolosi, è sempre così. Oltre questo, la domanda che ci fanno di più è di cosa parla, il che è un po' un problema a rispondere, perché le trame sono davvero quattro, tra leggende del mare, storie di padri e di figli, di poteri arcani e di avventura. Poi dove metto il piede è uno spoiler, quindi da un certo punto in poi mi devo fermare. Ci trovate di solito in giro per fiere e eventi. È facile riconoscere il banco dei pirati, specie quando c'è davanti qualcuno che duella, come facciamo io e lo sceneggiatore, che purtroppo oggi non poteva essere con noi, il buon Vieri, che salutiamo, il buon Verren. Volevamo dire anche che quest'anno siamo ospiti per la prima volta a Lucca Comics and Games, quindi tutti quelli che ci vengono a trovare avranno un piccolo omaggio, se ci ricorderete da dove avete preso lo spunto e la conoscenza. E niente, questo è tutto, la storia narra di qualunque cosa, quindi ci sono duelli in mare, ci sono pirati non morti, ci sono nave fantasma, mostri marini, spadaccini, come amava dire il vecchietto del film preferito del capitano. È quasi meglio dello spunto. In questo fumetto c'è tutto. Grazie di tutto. Grazie, alla prossima. Complimenti a tutti. Grazie anche a voi.